Analizziamo adesso le scoperte di questo astronomo, Tycho Brahe, contemporaneo di Galileo, il più grande astronomo della seconda metà del Cinquecento, l'ultimo astronomo a occhio nudo perché dal 1609 in poi Galileo, perfezionò e utilizzò il cannocchiale per osservare il cielo. Tycho, portò grossi contributi nell'astronomia del tempo e anche, una grande precisione nelle osservazioni del moto dei pianeti, osservazioni con un errore inferiore a un grado, a un primo, cioè un sessantesimo di grado. Grazie ai dati osservativi che raccolse Tycho Brahe, poi il suo successore, cioè il suo allievo Keplero, riuscì a risolvere il problema del moto dei pianeti, come vedremo più avanti. Tycho fece un paio di scoperte importanti. La prima scoperta fu una supernova e la seconda le orbite delle comete. Qui abbiamo l'immagine di una supernova che è l'esplosione di una stella di grande massa oppure la coalescenza, cioè la fusione di due stelle compatte o altri meccanismi ancora. In ogni caso, questa stella che esplode assume una luminosità pari a miliardi di stelle. Quindi laddove in quella zona di cielo magari non si vedeva nessuna stella, nessun puntino luminoso, improvvisamente compare una stella nuova. Brahe osservò quindi una stella nuova molto brillante, la cui luminosità poi diminuì progressivamente nel giro di alcuni mesi, un anno e mezzo nel suo caso. La scoperta fu importante dal punto di vista filosofico perché la comparsa di un nuovo corpo celeste nel cielo era incompatibile con il carattere immutabile e incorruttibile della sfera celeste, quindi era un dogma aristotelico-tolemaico e faceva cadere quella differenza qualitativa fra cielo e terra, cioè che il cielo fosse immutabile e perfetto, mentre invece non lo era, se non altro perché comparivano delle stelle nuove che prima non c'erano. La seconda scoperta fu quella delle comete, degli oggetti che sembravano spostarsi attraversando le sfere celesti. Anche questa scoperta mise in crisi il modello aristotelico-tolemaico perché le sfere celesti erano immaginate come delle sfere cristalline materiali, trasparenti ma solide, e quindi l'osservazione di comete che le attraversavano era una cosa impossibile nel modello aristotelico-tolemaico. Perciò era più ragionevole supporre che queste sfere cristalline non esistessero. Perciò, la comunità degli scienziati e degli astronomi, un numero crescente, di essi cominciò, seriamente a dubitare del modello tradizionale. Tycho propose un suo modello di universo che era per metà copernicano e per metà, tolemaico. Tycho non fu mai un copernicano, a differenza di Keplero, che invece il suo allievo, fu un copernicano convinto. Tycho no, perché respinse l'idea del moto della Terra in quanto non osservava, la parallasse stellare. E ricordiamo che la mancata osservazione della parallasse stellare, cioè del moto apparente delle stelle nel cielo, si poteva spiegare soltanto in due modi: o la Terra stava ferma al centro dell'universo, oppure la Terra girava intorno al Sole, ma le stelle dovevano essere a grandissima distanza, più di 1000 volte la distanza tra la Terra e il Sole. E Tycho non accettò mai questa ipotesi e preferì lasciare la Terra al centro dell'universo. Quindi nel modello di Tycho la Terra è al centro dell'universo e questo è l'elemento tolemaico del suo modello di universo. La Luna gira intorno alla Terra e anche il Sole gira intorno alla Terra. Fino a qui è come il modello di Tolomeo. Però tutti i pianeti girano intorno al Sole, secondo il solito ordine: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Man mano che il Sole gira, intorno alla Terra, tutti i pianeti lo seguono. Per esempio, quando il Sole si trova qua, tutti i pianeti stanno intorno al Sole e girano intorno al Sole. Quando il Sole si trova di qua, tutti i pianeti girano intorno al Sole. Quindi il Sole gira intorno alla Terra portandosi dietro tutta la sua corte di pianeti. Questo modello è chiamato modello ticonico. È una sorta di compromesso fra il modello tolemaico e copernicano. Come spiegato qui, la Terra sta al centro dell'universo, Sole e Luna ruotano intorno alla Terra, gli altri pianeti ruotano intorno al Sole e ai suoi epicicli. Anche il sistema ticonico, in realtà, prevedeva, molti altri elementi di complicazione, modi circolari, epicicli, eccentrici, quanti, e naturalmente tutti questi elementi, erano necessari perché il modello di Tycho, essendo intrinsecamente non corretto,
perché non è vero che la Terra è al centro dell'universo, aveva poi bisogno di tutti questi aggiustamenti, di questi altri elementi aggiuntivi per poter funzionare e adattarsi ai dati osservativi. Quindi il modello di Tycho era una specie di versione aggiornata del modello tolemaico, però non fu mai preso in seria considerazione nemmeno da Galileo, il quale più volte fu cercato e sollecitato da Tycho, o anche attraverso lettere, solo che Galileo non lo considerò mai in modo serio. Comunque un altro pregio che aveva il modello di Tycho era quello di suggerire l'abbandono delle sfere cristalline, un po' perché abbiamo visto prima le comete scoperte da Tycho avrebbero dovuto attraversare queste sfere cristalline solide e quindi era più logico pensare che le sfere cristalline non ci fossero, ma anche perché nel modello di Tycho ci sono le orbite dei vari pianeti che si intersecano con l'orbita del Sole e della Luna. Quindi ci sono delle intersezioni tra le varie orbite e quindi le relative sfere cristalline dovrebbero penetrare l'una nell'altra e attraversarsi, e questo naturalmente non è possibile se sono sfere solide. Quindi anche il modello di Tycho sta a suggerire con queste intersezioni di sfere cristalline che le sfere cristalline non esistono.